La Ripecchina, porto spirito dell'intera comunità cecchese. È con grande piacere che incontriamo voi, con tanto piacere che da quando Rocco Papaleo, il nostro compaesano, il laureato Rocco Papaleo, ha fatto questo film manifesto, stiamo incontrando spesso gruppi di camminatori, noi dalla primavera all'autunno stiamo incontrando tanti gruppi che vengono e che vengono nella nostra bella Basilicata e vengono a camminare la nostra Basilicata. E questo è come diciamo, si può fare anche promozione, come si può fare promozione con un film, come un film può, ecco, un'idea geniale come quella che ha avuto Rocco Papaleo può far conoscere e mettere in evidenza le bellezze di una regione poco conosciuta. E quindi noi a Rocco Papaleo dobbiamo tanto per quanto riguarda, ecco, questa promozione che ha fatto dell'intera Basilicata. Voi siete entrati in Basilicata, diciamo, dalla porta del Tirreno, siete venuti da Maratea, quindi diciamo da questa stupenda cornice, questa parte della Basilicata straordinaria, e continuerete a conoscere, diciamo, paesaggi straordinari. La Basilicata è una regione straordinaria, nel giro di pochi chilometri voi passate da una delle zone più piovose d'Italia a una delle zone meno piovose d'Italia, il lago Nigrese con i boschi, Trecchina, ora continuamente Lauria, Moliterno, vedete la parte, diciamo, dei boschi, poi arrivate ad Aviano, la parte dei calanchi, dell'area materana, quella di Carlo Levi, diciamo, quella parte, diciamo, più brullante. Spesso fino al Rocco Papaleo, fino al film di Rocco Papaleo, la Basilicata che si conosceva era la Basilicata dei calanchi, chiunque veniva da queste parti diceva: come mai ci sono questi boschi, questa parte straordinaria di verde in Basilicata? Perché in effetti fino a qualche tempo fa si conosceva solo una parte della Basilicata. Oggi, grazie a questo manifesto di Rocco Papaleo, noi conosciamo anche un'altra parte di Basilicata, che è quella del verde, che è quella, diciamo, dei boschi, delle tradizioni, dei prodotti anche enogastronomici. C'è questa coincidenza. Oggi a noi fa piacere incontrarvi pure, ecco, in un momento particolare, perché ci siamo attivati già da tempo con gli amici della Castagna, l'associazione che poi organizza l'evento clou dell'autunno, con gli amici della Castagna da un po' di anni ci stiamo cimentando per cercare di destagionalizzare o allungare la stagione turistica, perché questa è un'area dove si va prevalentemente di turismo. Tentativi che sono stati in passato di fare altre cose, poi sono tutte fallite. E quindi noi in questa stiamo lavorando, lavoriamo tutti insieme solo ed esclusivamente per cercare di promuovere questo territorio dal punto di vista turistico. Quindi benvengano iniziative come queste, perché queste iniziative poi ci mettono in condizione di far conoscere a tante persone questo straordinario territorio. Dicevo che c'è questa coincidenza con la saga della castagna. Noi ogni anno celebriamo, diciamo, la celebriamo in due fine settimana, però tutto ottobre da noi è il mese della castagna, tutti i fine settimana, quindi la vera festa sarà la seconda e la terza domenica, ma noi tutti i fine settimana con l'associazione Vicino della Castagna abbiamo presenze, abbiamo gente che viene sul nostro territorio. Quindi ci fa piacere avere, ecco, questa concomitanza, perché Trecchina, oltre ad avere, ecco, la castagna, poi ha i prodotti tipici, tutto un settore agroalimentare che è, diciamo, molto interessante. E diciamo che nell'area è uno dei comuni che da questo punto di vista ha, diciamo, una certa vitalità, perché Trecchina è conosciuta per la castagna, ma poi è conosciuta per i prodotti della castagna. Noi poi abbiamo detto agli operatori, agli artigiani di Trecchina, di far pure allestire un minimo di buffet per far assaggiare poi quelli che sono i prodotti locali. E con i prodotti alla castagna, noci, castagna, cioè tutto quanto il settore, diciamo, dei prodotti da forno complessivamente, che è un settore che è molto interessante e che dà pure un'occupazione. In un'area debole, dove ci sono grandi difficoltà
oppure per creare la voce, avere l'occasione di una microimpresa che è abbastanza diffusa, perché se noi consideriamo i prodotti da forno in genere, dalla pasticceria al pane, ai prodotti ci saranno forse un centinaio di addetti. Avere un centinaio di addetti in un paese come il nostro, che è di 2500 abitanti, vuol dire che io dico che il nostro prodotto lo fanno la Fiat a Torino, per quanto riguarda diciamo, questi prodotti locali. Quindi avete modo pure di farli assaggiare pure quelli che sono i nostri prodotti tipici locali, che poi prevalentemente vengono presentati con l'occasione della sagra della castagna, che poi c'è tutto l'indotto della castagna che si è costruito. Dicevo, finisco perché penso che dobbiamo ragionare anche rispetto a questa iniziativa che è interessante e che vorremmo che se ne facessero di più, perché forse è la prima volta che noi incontriamo un gruppo che struttura, il gruppo stesso struttura anche poi l'incontro, il dialogo con le popolazioni residenti, perché altre volte tutti gli altri gruppi che abbiamo incontrato vengono, sì, ci salutiamo, facciamo anche uno scambio di nome, magari diamo così come anche a voi daremo sapere, gli ha detto del comune di Trecchina, facciamo un scambio di piccole cosette, dopodiché si va via, ognuno loro continua a camminare, noi restiamo qua. Invece è noto che camminare a mare, si costruisce tutto un percorso intorno che è molto interessante, un coinvolgimento totale delle persone, dei locali. E questa è un'altra cosa che volevo dire e poi finisco qua. Poi siete venuti in Basilicata, una terra dove la gente fra l'altro è molto accogliente. La Basilicata, da questo punto di vista, voi avrete modo, perché oggi fosse la seconda tappa, ieri vi siete fermati a Maratea, oggi siete qua a Trecchina, ma camminando per la Basilicata vi renderete conto come i lucani sono veramente una collettività di gente straordinaria, di gente accogliente che sicuramente saprà farvi vivere non solo la bellezza dei paesaggi, ma anche quello che è il cuore che ognuno di noi ha, e quindi trasmettere pure questa sensazione di umanità, di accoglienza, di partecipazione che difficilmente troverete da altre parti. Io adesso voglio, così come dicevo pure prima, all'organizzatore, al capo delegazione, faccio dono del gagliardetto del comune di Trecchina, ecco, e poi queste sono delle stampe, adesso ne apro una, del municipio come era molto tempo fa, adesso lo stiamo un pochettino recuperando, questa qua è il municipio di Trecchina, una stampa del municipio di Trecchina con il campanile, noi siamo qua praticamente, ecco la vera è la casa comunale e della chiesa, quello che era il centro, là dove si svolgeva la vita nel nostro comune. Faremo una battaglia, lo vediamo con piacere. Vi auguro, facciamo vedere la stampa. Vi auguro buon viaggio, soprattutto buona camminata. Farete tanti chilometri. Io devo andare con il presidente dell'associazione, dobbiamo incontrare un altro gruppo, fermo 5 minuti giusto per ascoltare magari una breve introduzione, poi io purtroppo vado via, ma restano gli assessori, il presidente del consiglio. Allora, intanto mi chiamo Riccardo Carnovalini, sono il presidente dell'associazione Cammina Mare, che ha organizzato questo cammino. Intanto grazie per l'ospitalità, per averci accolto qui a Trecchina con una festa. Per me Trecchina è sinonimo di festa. Sono passato il 29 di settembre a San Michele e c'era la banda che suonava. Torno oggi, liquidavo un gruppo di una di queste associazioni che stanno arrivando dopo il film di Rocco Papaleo in continuazione ormai tra Maratea e Scanzano. Ma questo è un cammino diverso. Noi siamo un'associazione di promozione sociale, non abbiamo finalità di lucro e l'aspetto turistico è solamente una piccola parte della nostra attività. Sì, ci interessa il turismo sostenibile, il turismo a piedi è il turismo sostenibile per eccellenza, però è solo una parte.
noi siamo una situazione di promozione sociale, riteniamo che il cammino oggi sia politica attiva, la politica più nobile che si possa fare, perché il cammino è quella magica situazione che ti porta a riconoscere un territorio, a rimpossessarti di un territorio, a sentirlo tuo, forse a innamorarti di un territorio. E innamorarsi di un territorio oggi è importante, perché significa non consegnarlo nelle mani di chi vuole farne strumento per la propria ricchezza. I territori, i paesaggi italiani, io ho dedicato 30 anni, ne ho 54, 30 anni della mia vita alla conoscenza del mio paese, sono territori straordinari, ma anche straordinariamente degradati. Noi abbiamo una grande ricchezza, un grande petrolio sul quale siamo seduti senza saperlo, e questo è il paesaggio. Proprio questo riferimento che facevi sulla diversità, sulla straordinaria diversità dei paesaggi italiani, è la nostra ricchezza. Il fatto che in una tappa breve come questa, 17 km dalla spiaggia di Fiumicello a Trecchina, si vedano mondi così diversi, e ad essere botanici si scoprono piante così diverse, ad essere geologi si scoprono rocce così diverse, succede in buona parte d'Italia. Anche se ogni realtà poi dice io ho una cosa che altri non hanno. Io questa affermazione la sento fare da 30 anni e ogni volta dico di sì con la testa. In realtà io sono ligure, ogni pezzo d'Italia è straordinario. Ed è straordinario il fatto che non ci rendiamo conto di questa ricchezza. In un momento di crisi economica, sociale, politica, come quello che stiamo attraversando, credo che se un bando della matassa vada ripreso, vada ritrovato, il paesaggio possa darci, veramente tenderci una mano. E allora noi come associazione di promozione sociale cosa facciamo? Studiamo un percorso che va a creare quello che Rocco Papaleo ha descritto nel suo film. Apro una parentesi, qua abbiamo Vincenzo Labanca che ha scritto Viaggio in Lucania. Ecco, Rocco Papaleo in tempi non sospetti, 2004, al quale Rocco si è fortemente ispirato. Forse sarebbe il caso di cominciare a dire dove nascono le idee e dove prendono spunto personaggi che hanno grande notorietà e grande stima, perché da parte mia io sono qua grazie allo spunto che mi ha dato Rocco Papaleo. Però ecco, se poi andiamo ad approfondire la storia scopriamo che Rocco forse non ha inventato niente, che qualcuno prima di lui ha descritto un viaggio da Maratea a Scanzano, e anche le situazioni del film sono raccontate in un libro. Poi ce ne parlerà l'autore, che è appunto Vincenzo Labanca. Allora noi, dicevo, come associazione di promozione sociale prendiamo il film e decidiamo di fare un vero viaggio, non cinematografico, perché Rocco ha fatto 2 chilometri a piedi tra Maratea e Scanzano, noi ne facciamo 250 di chilometri o non so quanti, e non interessa nemmeno la quantità. Facciamo un vero viaggio a piedi, lo facciamo studiando un percorso che eviti le strade asfaltate il più possibile, che colleghi i paesi, che sia di quota collinare o di montagna bassa, al punto più alto è la Serra di Montemurro a 1300 metri che incontreremo tra Viggiano e Guardia Perticara, e lo tracciamo con le moderne tecnologie, con un GPS, lo pubblichiamo nel nostro sito che è camminamare.eu, lo mettiamo a disposizione delle comunità e diciamo alle comunità costruiamo un sentiero e lo affidiamo questo progetto alle realtà locali. Non siamo noi che veniamo da fuori che possiamo fare questo sentiero, saranno i locali se ci crederanno a farlo, ma se voi farete un percorso che partirà da Maratea, andrà a Scanzano, sarà segnato, sarà dotato di attrezzature ricettive in grado di capire perché una persona va a piedi. Una persona va a piedi non perché non ha i soldi per comprarsi la benzina per la propria BMW, va a piedi perché è un turista evoluto, perché non si accontenta di un approccio superficiale al territorio, va a piedi perché
è una persona curiosa, è una persona che capisce che per avere un rapporto col territorio deve andare a 3 km l'ora, che non a 30, 40, 50 all'ora il paesaggio ti sfugge, non hai tempo di parlare con le persone che incontri. E allora questo percorso, se lo faremo, ecco perché siamo partiti da un sentiero, ma non c'è solo quello nel nostro progetto, se facciamo un sentiero, lo segniamo, creiamo delle figure professionali che sono le guide ambientali escursionistiche, creiamo dei posti di lavoro in una terra di spopolamento dove le menti migliori continuano ad andarsene, e finché se ne andranno la Lucania non potrà fare quell'inversione di tendenza che vorremmo invece facesse. Ecco, partiamo da un sentiero, pensate, due segni rossi e bianchi che congiungono Maratea con Scanzano possono portare un'economia nuova nelle stagioni che non sono quelle del turismo estivo, che sono sempre più strette, sono la primavera, sono l'autunno. Ecco, quindi questo è il progetto che noi consegniamo alle comunità che attraversiamo. Ma dato che il turismo a piedi è un nuovo turismo, non è il turismo del porto di Maratea, degli yacht, di questi ferri da stiro bianchi che occupano una costa che era di tutti e che diventa di pochi, che non è il turismo, mordi e fuggi del passante frettoloso, allora ci porta a pensare ad un'altra economia. Noi stiamo pensando in grande, pensiamo che i nostri passi siano o possano essere rivoluzionari, perché pensate, oggi corriamo da una parte all'altra, abbiamo sempre fretta, la nostra grande ricchezza è prendersi il tempo di attraversare uno spazio, non avere fretta, 17 giorni di Basilicata al ritmo veramente dei nostri passi e del nostro cuore. Questa è rivoluzionaria come cosa, è politica questa, è una politica nuova. Abbiamo al tavolo dei relatori il responsabile della Basilicata della decrescita felice, che ci dirà poi quale politica ci piace pensare per il nostro futuro. E allora dicevo, guardiamo con grande attenzione chi riesce oggi nella terra lucana a produrre una ricchezza, un'economia, senza rovinare l'ambiente e le persone che lo abitano, perché quando si rovina un ambiente, non si rovina solo un ambiente, si dilapida per sempre un territorio della sua ricchezza e si distrugge il futuro. Gianluca, che è il nostro raccoglitore di storie, dice sempre: noi cerchiamo luoghi riconoscibili, non luoghi valorizzati o, mi sfugge adesso il termine, riqualificati. Noi cerchiamo la riconoscibilità dei luoghi, perché riconoscere un luogo vuol dire che quel luogo ha mantenuto le sue caratteristiche e quindi che ci restituisce una memoria, una storia, un'anima. Se un luogo lo facciamo a pezzi e non lo riconosciamo più, abbiamo finito il nostro rapporto, abbiamo interrotto il nostro rapporto col passato. E lui dice: se un ladro entra in una casa, ve la butta sotto sopra, quando voi ci entrate, che sensazione avete? Quella di non essere più a casa vostra. Ecco, io quando attraverso l'Italia, a distanza di anni, e non riconosco più il luogo che avevo conosciuto, ho questa sensazione. Facciamo in modo che questa Lucania, che è aggredita da ogni parte, perché il petrolio che andremo a incontrare nei prossimi giorni è un problema serio di questo territorio, non rovini paesaggi che hanno un valore che è ben superiore al petrolio, che è ancora una volta ricchezza di pochi a danno di una comunità. Quindi noi siamo qui per affermare queste ricchezze autentiche e per mettere in rete fisicamente con i nostri piedi, col nostro sudore, le belle realtà del territorio. Ce ne sono tante, alcune le conosceremo anche stasera. Ci piace creare una rete forte di virtuosa, di nuova economia, perché c'è, solo che non si conosce ed è distante. Se noi la congiungiamo, la connettiamo, prende forza, prende fiducia. Noi abbiamo bisogno di creare una fiducia, una forza. Ecco perché siamo qui, ci siamo col nostro volontariato, non siamo qui per far soldi, per fare affari. Siamo qui per portare la nostra passione, il nostro amore per la terra lucana.
Io credo di avere detto insomma a grandi linee qual è il nostro progetto. Ovviamente ci sarebbe da parlare a lungo, ma vorrei che lo spazio più grande di questa serata fosse occupato dai protagonisti, dalle persone che si battono per una nuova Lucania, che magari è quella vecchia, perché il nuovo poi è il vecchio. Cioè, quando noi parliamo, ieri sera abbiamo sentito un bellissimo intervento a Maratea, della AUS, Architettura Urbanistica Sostenibile, vuol dire questa sigla. Ebbene, l'architettura l'urbanistica sostenibile qual è? È quella dei nostri antenati, è quella che tiene conto del terreno, dell'esposizione del sole, dei materiali e delle forme dei luoghi. Quindi noi non scopriamo niente, abbiamo solo bisogno di guardarci indietro e di riconoscere le cose belle che i nostri nonni, i nostri antenati ci hanno lasciato. Quindi io direi di passare subito a una comunicazione veloce e tecnica. Noi stiamo in tempo reale comunicando con le tecnologie moderne, perché noi crediamo che le cose antiche possano andare al passo con le tecnologie moderne. Non dobbiamo essere schiavi delle moderne tecnologie, però internet, la rete, Facebook e GPS possono essere alleati di un mondo nuovo e anche più democratico e migliore. Per cui in tempo reale, nel nostro spazio in Facebook, che si chiama Camminamare Basilicata, diamo la notizia di quello che sta succedendo qui dentro, in modo che tutti quelli che non sono qui e vogliono dialogare con noi possano farlo. Alla fine di ogni intervento che ci sarà, vi chiediamo di uscire un attimo, di rilasciare una breve intervista di 3 minuti che ci serve da mettere in rete, di comunicare i dati, diciamo, internet che noi posteremo in Facebook, nel nostro profilo di Facebook, e così avremo tutti i tasselli per poter comunicare qualche cosa che vada al di là della sala consiliare del Comune di Trechina. Credo che questo sia importante, insomma, che si allarghi, insomma, le parole che diciamo qui. Intervalleremo, è arrivato? Sì. Gli interventi con la bellezza della musica popolare, alla quale siamo particolarmente legati, e ci presenterà questi interventi Andrea Zuin, che è il nostro musico viaggiante e che in questo caso presenterà Mario Filardi e suo figlio che sono zamponiari e costruttori di zamponi. Vabbè, lasciate la presentazione. A me rimane da dire i componenti del gruppo. Allora, Gianluca Bonazzi è il nostro raccoglitore di storie, presenterà Michele Cecere e Vincenzo Lamanca, che sono i nostri scrittori e viaggiatori di oggi. Poi abbiamo Benedetta Erbice, che è la nostra economista, si occupa di economie per la cooperazione e lo sviluppo, che sono le economie alle quali guardiamo con attenzione. Poi abbiamo Anna Rastello, che gli amministratori ben conoscono perché li ha sfiniti tempestati di telefonate per organizzare questi eventi. E poi chi ho dimenticato? 1, 2, 3, 4, 5, manca Claudio Iacchetto, che è il nostro pittore, che ci raggiungerà a Viggiano. Ultima cosa, siamo partiti il 12 mercoledì da Sapri, abbiamo fatto Sapri Maratea il 12, Maratea Praia Mare il 13, quindi un cammino costiero tirrenico della vostra regione. Stamattina abbiamo cominciato questo coast to coast, che terminerà tra 10 giorni a Scanzano, quindi faremo gli ultimi 3 giorni sulla costa ionica, da Marina di Ginosa, che è già in Puglia, a Marina di Nova Siri. Noi ci chiamiamo Camminamare, che vuol dire cammina staccato mare, camminare sul mare, e Camminamare a seconda di dove mettiamo quella A, perché amiamo il cammino e spesso camminiamo sul mare. Perché? Perché il mare intanto è la caratteristica principale della nostra Italia, e poi perché è un mondo di confine, a noi piacciono i mondi di confine,
è un mondo di metamorfosi continua, sul mare arriva tutto quello che la civiltà di oggi rifiuta, il mare ce lo rende rimandandolo sulla costa. Camminare lungo il mare è un'esperienza bellissima, la costa è il mondo più ricco di diversità, di biodiversità che abbiamo, quindi è un'esperienza di cammino molto interessante. Passo la parola ad Antonello Peron, che è il responsabile della Basilicata del Movimento per la Decrescita Felice. Ci spiegherà che cos'è la decrescita felice. Io ne faccio idealmente parte, sono un grande sostenitore di Maurizio Pallante, che è il nostro Latouche italiano. Credo che la decrescita felice, che la vorremmo o no, ci dovrà per forza arrivare addosso. Prego. Siamo ormai condannati alla decrescita. Ma anche il presidente degli Amici della Castagna viene via? Sì, il presidente con me. Un breve saluto del presidente, visto che. Lo faccio stesso di qua. Noi siamo, come associazione, siamo molto contenti che questo progetto, questo viaggio sia venuto proprio nel giorno della taglia della castagna, perché il nostro obiettivo, come diceva il sindaco, era quello del turismo, di allungare il turismo. Questo è un altro obiettivo che noi come associazione proprio vogliamo proseguire, quindi se nel futuro, negli anni, riusciamo ad avere i contatti pure con voi ed avere in questi periodi ancora per le altre sagre, ad avere sempre questi incontri, ci fa molto piacere, quindi come associazione. Quindi, siamo soddisfatti e speriamo di incontrarci ancora in queste occasioni. Grazie, buon lavoro. Allora, io sono quello che si occupa del tema della parola. E poco prima di venire qua ho realizzato l'acrostico di Castagna, il presidente della cosa, e glielo do perché chissà se lo vedrò mai più nella vita. Allora, acrostico di Castagna: camminando aperto, sensuale terra, aperto di vento nell'anima. C'è sempre. Sì, è la vita. Prego, Antonello. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto gli organizzatori di questa manifestazione, il sindaco e il comune di Trebbia per avermi dato la possibilità di parlare di decrescita. Avete visto vicino al mio nome questo acronimo MDF, che altro non è che l'acronimo appunto di Movimento per la Decrescita Felice. Che cos'è questa associazione? Nasce nel 2000 per volere di Maurizio Pallante in maniera, diciamo, anonima, e nel 2007 trova, diciamo, la sua consacrazione in via formale, parlo, diciamo, formalmente. Di cosa si occupa la decrescita? Per capire cos'è la decrescita dobbiamo innanzitutto preliminarmente fare chiarezza sul concetto di crescita economica. Normalmente, comunemente, si ritiene crescita economica quello che in un determinato contesto economico e produttivo viene prodotto come beni e servizi. In realtà il PIL, il famoso PIL, questo dannato PIL che ci perseguita ormai dal 2008 ad oggi, da quando abbiamo subito i primi scossoni di altri, non è che una crisi di sovrapproduzione. Impropriamente la si chiama crisi finanziaria per mascherare quelle che sono le realtà recondite dietro questa crisi. Il PIL in realtà che cosa misura? Misura il valore monetario delle merci, è un valore quantitativo. La decrescita invece è un diciamo concetto qualitativo. Mentre le merci, non tutte le merci sono beni, allo stesso tempo non tutti i beni sono merci. Vediamo di fare chiarezza su questo che potrebbe sembrare uno sciopero. Comunemente in Italia il parco case che è stato costruito dal dopoguerra ad oggi ha un consumo medio per metro quadro all'anno di 20 litri di gasolio. Se noi comunemente andassimo a comprare un'automobile ci informeremo su quanto consuma per percorrere 100 km.
ma sfido chiunque di voi presente questa sera a sapere quanto consuma la vostra casa. 20 litri di gasolio, secondo diciamo, il comune sentire, equivalgono puramente a 200 kW. In provincia di Bolzano e di Germania, le case, quelle di classe C per intenderci, ormai se noi andiamo a comprare un elettrodomestico vediamo quella che è la classe energetica vicino, quindi passiamo da classe C fino a classe A a più. Bene, la classe C in Trentino Alto Adige è la classe peggiore. Bene, le classi peggiori in Trentino Alto Adige consumano 7 litri di gasolio per metro quadro all'anno. Questo significa che rendono un servizio, che è il servizio di climatizzazione, con un gap, quei 13 litri in meno, che non comportano una diversità, un peggioramento, ma anzi un miglioramento del beneficio che nel caso specifico per quanto riguarda un appartamento è la climatizzazione. Ora, quei 13 litri sono una merce che noi col passare del tempo andremo a pagare sempre di più. La crisi energetica che ci sta attanagliando, ma che nessuno ci dice realmente che stiamo vivendo, ci porterà a pagare questo benedetto barile di petrolio sempre di più. Quindi quei 13 litri di gasolio in più, che sono una merce e non un bene, attenzione, la crescita economica ci ha abituato a utilizzare questa equazione merce uguale bene. Merce è diverso da bene. 13 litri di gasolio noi sono una merce che noi acquistiamo, la paghiamo, ma che non ci rende nessun beneficio. Da cosa derivano questi 13 litri di gasolio in più? Da sprechi e inefficienze. Avevo avuto modo di parlare con il responsabile di Banca Etica, sa di cosa parla la decrescita, e Banca Etica è vicina alla decrescita proprio per quello che è il nostro diciamo, punto di vista relativo proprio all'efficienza energetica. Se una casa è ben coibentata, elimina queste dispersioni, ci fa stare meglio, non peggio, però nello stesso tempo dà una possibilità di economia in più. Ecco, questa è l'economia della decrescita, tende appunto a sviluppare quelle che possono essere delle opportunità sul territorio, e parlando prima col vostro simpatico sindaco, piangeva diciamo, sul bilancio economico. Bene, pensate, io mi rivolgo agli assessori, il assessore a bilancio non so se è presente, ecco, faccia un semplice esperimento. Lunedì nel bilancio economico comunale veda la voce riscaldamento e illuminazione del suo comune. Se dovesse andare a sottrarre una percentuale che può variare dal 50 al 70%, si renderebbe conto che la decrescita, una politica finalizzata alla decrescita, le farebbe risparmiare a fine anno bei soldi. Consideri che solo volendo mettere a norma l'illuminazione del suo comune, secondo quelli che, come diciamo prima con il responsabile di Banca Etica, sono i contratti ESCO. Che cosa sono i contratti ESCO? Energy Service Company è l'acronimo questo tipo contrattuale. Che cosa implica questa scelta? Implica una politica tesa appunto a diminuire sprechi e inefficienze senza paura di dover spendere altri soldi, perché il principio si basa sul paga chi vende. Un comune che in questo periodo subisce dei tagli dal governo centrale non ha paura di rimanere schiavo del patto di stabilità. Lei sa bene di cosa parlo. Il patto di stabilità significa che le entrate diciamo, del comune non possono essere superate dalle uscite. Bene, con questo tipo di iniziativa è possibile riorganizzare dal punto di vista energetico la macchina comunale, risparmiare e alla fine diciamo, di tutta questa organizzazione avere un beneficio, quindi avere un bene e non pagare più una merce che ci costerà sempre più. Ma come si può e perché
si deve fare questo, perché ormai parlavamo prima con l'organizzatore, la decrescita volente o nolente è una necessità. O la facciamo con cognizione di causa, oppure saremo sicuramente travolti da una crisi, che sia climatica o sia economica, questo non ci è dato sapere. La settimana scorsa sono stato ad un incontro sempre in tema di decrescita, con la fortuna di avere vicino Maurizio Pallante. Che cosa ci siamo detti? Bene, se la crisi climatica dovesse sopravanzare quella economica, allora ci sarebbe poco da fare. Se invece la crisi climatica dovesse essere diminuita da una crisi economica che farebbe rallentare l'economia, allora si aprirebbero una serie di possibilità. Le possibilità della decrescita in questo ambito dovrebbero tendere fondamentalmente, quindi una politica e un'industria della decrescita, impropriamente uso il termine industria, dovrebbe tendere per ogni servizio finale reso a tre indicazioni. La diminuzione del consumo di risorse, la diminuzione del consumo di energia e in ultima analisi dei rifiuti. Ecco, anche i rifiuti sono un problema che la decrescita vede da un punto di vista innanzitutto di sobrietà. Se noi siamo più sobri nella nostra vita comune e ci riappropriamo, come dicevamo prima, di quello che i nostri nonni ci hanno insegnato, sicuramente sapremo bene che seguire le mode, seguire l'effimero ci porterà a non fare altro che aumentare i rifiuti. La crescita economica altro che non fa che con le applicare, ecco, è l'applicazione di della razionalità ad uno scopo irrazionale. Cioè aumentare sempre più il numero di rifiuti, come facendoci andare dietro a mode, a cambio dei nostri stili di vita, in nome di che cosa? Della crescita produttiva. Ecco, noi non siamo più gli attori della crescita economica, ma è la crescita economica che ci sta utilizzando per autofinanziarsi. Se noi, come dice padre Alex Zanotelli, che penso voi conosciate tutti, noi siamo, potremmo essere gli attori principali, perché nessuno ci potrà mai, ci potrà...